Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di WWE Extreme Rules, come potete vedere anche dal mio cappellino della WWE, anzi visiera, perché qua ho i capelli, quindi visiera della WWE. E andiamo subito a parlare di questo pay-per-view. Francamente un pay-per-view dove non avevo per niente hype, non avevo per niente attese. È stato un pay-per-view abbastanza piacevole, senza botte secondo me di troppi fuochi d'artificio, però comunque un pay-per-view che dai, è andato secondo me abbastanza bene, tutto sommato, ripeto, proprio perché non avevo un minimo di hype assolutamente. Quindi quando, di solito quando non ho hype i pay-per-view sono sempre buoni perché non hai mai, come posso dire, non hai mai pretese, quindi anche se devo essere sincero non è che sia proprio un super pay-per-view. Comunque, cominciamo con i match, al di là dei kick-off, cominciamo i match quelli un po' sostanziosi. Abbiamo i nuovi campioni di coppia a Raw, dove i B-Team, Bo Dallas e Curtis Axel, hanno sconfitto Bray Wyatt e Matt Hardy. Qua, curiosità, derby della famiglia Wyatt, possiamo dire, nel senso che Bo Dallas e Bray Wyatt nella realtà sono fratelli, quindi insomma, Bo Dallas che vince un titolo. Diciamo che il B-Team sono riusciti a posso dire a riappare, no? Nel senso sono riusciti a spingere verso l'alto le carriere di Bo Dallas e Curtis Axel, che con il Misturage secondo me hanno raggiunto l'apice del basso, nel senso sì, Misturage ne ha un pochino ripresi, però poi alla fine sembrava lì. Invece adesso con il B-Team sembrano veramente essere tornati ad alti livelli, ecco, soprattutto Bo Dallas, perché secondo me è un ottimo wrestler. Finn Balor ha sconfitto Baron Corbin, Carmella ha sconfitto Asuka per il WWE Championship, quindi è rimasta campionessa. James è stato rinchiuso in una gabbia per i squali, ma alla fine è riuscito a interferire lo stesso. Alla fine comunque Carmella per l'ennesima volta tiene il titolo. Francamente speravo in Asuka perché a me Carmella come campionessa non piace, e quindi staremo a vedere. Cioè, io speravo in Charlotte, però comunque. La sorpresa secondo me è Kevin Owens che sconfigge Braun Strowman uscendo dalla gabbia, scappando, la parola giusta, però vabbè, insomma, Braun Strowman resta uno dei più importanti, dice dei monster più importanti. Credo che se Braun Strowman ha perso questo match, difficilmente immagino un Braun Strowman che incassa SummerSlam, perché secondo me ci sarà piuttosto un altro match contro Kevin Owens, perché deve esserci la resa dei conti, ecco, mettiamola così. Hanno ottenuto il titolo The Bludgeon Brothers, questo sorpresa, mi ha sorpreso, e hanno sconfitto il team Hell No. Io mi aspettavo invece la sconfitta appunto dei Bludgeon Brothers col team Hell No che festeggiava il titolo, e invece non è andata così, sorpresa. Contento per Bobby Lashley che ha sconfitto Roman Reigns e quindi diventa il number one contender contro Brock Lesnar che a SummerSlam. Anche qua contento perché credo che Bobby Lashley sia un ottimo atleta ed era ora che si pushasse anche un po' lui, visto che francamente Roman Reigns di occasione ne ha avute tante e oggettivamente a me non mi ha mai convinto al 100%. Quindi ottimo wrestler, però troppe sono le occasioni, troppe, troppe, troppe. Alexa Bliss tiene il titolo contro Nia Jax, anche qua non mi ha un po' sorpreso, mi aspettavo, non mi avrebbe sorpreso una vittoria di Nia Jax, però è andata così. AJ Styles ha sconfitto Rusev, questo invece è sorpresa secondo me no, ma AJ Styles continua a tenere il titolo. Da una parte io sono tifoso di AJ Styles, avrei digerito la sconfitta con Rusev perché penso che Rusev meritasse un titolo, perché credo che sia veramente un wrestler molto sottovalutato, quindi credo che meritava di vincere il titolo, non l'ha vinto, ma spero che abbia altre occasioni, ecco. E ultimo match, l'Iron Man di 30 minuti, Seth Rollins perde contro Dolph Ziggler ai supplementari, cioè al Sudden Death, per 5-4. Insomma, è stato invece questo credo il match più bello della serata, con due atleti come Dolph Ziggler e Seth Rollins che si danno da fare in maniera incredibile, che sanno il fatto loro e che sanno dare spettacolo. Condito da un Drew McIntyre, comunque a bordo ring, che secondo me è uno dei più forti atleti della federazione, non smetterò mai di dirlo, e che credo che farà bene anche in futuro, credo che non poteva essere altrimenti. Quindi assolutamente un bel match. Alla fine do un 6,5 o 7 al pay-per-view totale, perché secondo me senza infamia, senza lode, con qualche spunto interessante, appunto, tipo il match di Dolph Ziggler contro Seth Rollins, ecco, quindi più o meno è così. Questo è il mio voto generale, ecco.
ragazzi, chiudo qua il mio video. Io vi saluto e vi do appuntamento al mese prossimo per il prossimo pay per view della WWE, che sarà SummerSlam. Mi raccomando, rimanete sempre 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 collegati col canale. Ciao.